la 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 la. Lui mi vuol bene, tanto tanto bene, mi porta a spasso tutti i venerdì, giunti nel parco dove c'è il laghetto, lui comincia a stringermi, a baciarmi con passione. Ma quando siete sopra il ponticello, il tuo tesoro, fior di ogni virtù, con il pretesto di guardarvi sotto, spera sempre che tu cada giù. Però mi vuole bene, tanto bene, però mi vuole bene, tanto bene, mi vuole tanto bene, tanto bene. Bene da morire. Nel nostro nido noi viviamo felici, lui mi corteggia come il primo dì, sempre gentile, sempre innamorato, lui continua a stringermi, a baciarmi con passione. Ma se ti lascia sola sola in casa, il tuo tesoro vuoi saper che fa? Dopo aver chiuso tutte le finestre, in cucina lascia aperto il gas. Però mi vuole bene, tanto bene, però mi vuole bene, tanto bene, mi vuole tanto bene, tanto bene. Bene da morire. La 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 la. Per festeggiare il mio compleanno siamo a Parigi, che felicità, e a Plastigallo sotto i cieli bici, lui vuol sempre stringermi e baciarmi con passione. Ma stai attenta, or ti vuol portare sulla terrazza della Tour Eiffel. Vabbè, che vuol dire, cosa c'è di male se mi porta sulla Tour Eiffel? Ma le voleva bene, tanto bene, tanto bene. Ma le voleva bene, tanto bene, tanto bene. Ma le voleva bene, tanto bene, tanto bene. Bene d'amore. La 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 la. Bene d'amore. Buonasera a tutte e a tutti, ben ritrovate, ben ritrovati finalmente, però mi vuole bene con questa fantastica puntata speciale 8 marzo. Oggi siamo qui in studio, veramente fisicamente in studio, con Paola Pagone, con Rosaria De Matteis, con Antonella Ruggero, con Ilaria Cangialosi, e più in là, più tardi ci raggiungeranno altre eccellenti ospiti. Allora, per la puntata di oggi passo la parola a Paola qua di fronte. Ma Pina, a me, io vorrei chiacchierare con te, io sono entusiasta perché finalmente è tornato Però mi vuole bene. Niente, non sentivo questa musichetta praticamente dalla fine dello scorso anno e quindi avevo tantissima nostalgia, mi fa davvero piacere che siate tornate qui in studio. Voglio dire, non è semplice perché tempi di questi tempi è così, però sono felice che questa occasione dell'8 marzo non vada sprecata. Tante volte, e scusate se batto il pugno sul tavolo, diciamo che festeggiare le feste comandate, insomma, non serve a niente. Che non sia così, che sia un'occasione per riavervi qui possibilmente sempre. Va bene? Perché vedo sulla tua guancia una lacrima, lacrima sul viso. Oh. Non ci stai lanciando il pezzo? Assolutamente no. Io ero pronta, capito? No, la lacrima sul viso non è prevista in questa scaletta oggi. Accidenti, allora direi di approfittarne per intanto salutare le nostre ospiti e poi procedere. Benvenute Ilaria e Antonella. Grazie. Ok, da programma noi abbiamo un intervento, è giusto? Quindi vi lascio spazio. Mia cara Clara, non devi preoccuparti assolutamente per me. Da un punto di vista fisico, sto bene, anche se il trasporto in vettura verde non mi ha provocato alcuno shock. Avevo fatto lo stesso viaggio a Varsavia quando mi arrestarono. Con una differenza. I gendarmi russi mi scortarono con grande rispetto perché ero una politica. Stavolta no. Mi hanno detto che non gli importava chi fossi. Al mio arrivo, però, vi era una folla di donne ad accogliermi. È stato così emozionante vederle agitarsi mentre gridavano il mio nome in coro. Rosa, Rosa, Rosa. Fa uno strano effetto, sai?
Mi dispiace che a causa del mio arresto non potrò venire al congresso internazionale delle donne socialiste contro la guerra che hai organizzato. Sai bene quale pensiero mi ha sempre attraversato. I diritti di tutti i lavoratori del mondo, senza distinzione di genere, di età. Ero certa che in quest'ottica il suffragio femminile sarebbe arrivato di pari passo con quello maschile. Ma oggi so che non sarà così. Ciò che avrei detto al congresso è che il diritto di voto alle donne è l'obiettivo, ma dobbiamo cercare di coinvolgere anche gli uomini in questo fine, perché si tratta di una comune lotta che interessa entrambi. Ad ogni modo, sono così fiera di te, del lavoro che conduci, come l'idea di dedicare l'8 marzo ai diritti delle donne. Ora che sei in libertà, devi riuscire ad organizzare questa manifestazione. Sta attenta però. Carl ti informerà di tutti i tradimenti subiti all'interno del partito. Ormai siamo rimasti in pochi. Le donne invece, che sono rimaste sole nella città, marciano compatte contro la guerra, affinché i loro figli e i loro mariti tornino a casa. E se la crisi della Seconda Internazionale fosse risanata dall'Internazionale delle Donne? Immagina, le donne di tutto il mondo unite in un unico grande partito. Potrebbe essere una risposta efficace. Che ne pensi? Tua, Rosa. Rosa Luxemburg, 18 ottobre 1915. Bravissima Antonella Ruggero. Che è qui appunto come voce recitante per Anima Lenta Teatro, e io ho qui a fianco a me anche Ilaria Cangiarosi. Le do il benvenuto. Grazie. Davvero, vi ringraziamo tantissimo per averci donato intanto questo primo intervento, con cui andremo ad arricchire un po' questa breve diretta. Insomma, sono soltanto 2 ore, probabilmente non abbastanza, perché abbiamo tante cose di cui discutere e che tratteremo, però indubbiamente il vostro contributo è davvero bello, prezioso, importante, perché poi, vedi, anche attraverso la tua voce, il racconto di qualcosa che è indietro nel tempo, però magari ritroviamo anche problematiche che sono ancora del tutto attuali, quindi davvero grazie intanto. Tanto le risentiamo, vero Pina? O no? Cosa? Le risentiamo tra poco? Sì, certo. Non è che le teniamo zitte, mute? No, assolutamente sì. Sono io che non mi sento. Tu non proprio, ti senti? Mi sento, ma non mi sento, scusate. E quindi, sì. Allora, vi dico, allora, diciamo, prima lettera è proprio Rosa che parla a Clara Zetkin. Questo pezzo fa parte dello spettacolo che portiamo in giro. Ci siamo dovuti stoppare per la pandemia. Avrebbe dovuto debuttare a marzo Zvi Zvi Rosa Luxemburg, questo spettacolo in cui Antonella Ruggero interpreta Rosa Luxemburg, che è all'interno, diciamo, già all'interno del carcere si trova in questo momento e scrive alla sua cara amica Clara Zetkin, che poi sappiamo bene, diciamo, tutto il percorso, il trascorso che ha avuto rispetto ai diritti delle donne. E quindi questo è un momento, diciamo, in cui vediamo emergere proprio questa amicizia profonda e incredibile tra le due. Noi questo spettacolo l'abbiamo realizzato, diciamo che da quando è stato ideato a quando poi l'abbiamo messo in scena, a parte, diciamo, la pandemia e purtroppo lo stop che abbiamo avuto, un anno prima del debutto abbiamo fatto questa residenza artistica, io e Antonella, all'interno del carcere di Turi, okay. Quindi un carcere chiaramente è maschile, e abbiamo, diciamo, messo abbiamo posto a loro delle domande rispetto ai temi che portava Rosa, perché sappiamo che Rosa parlava con tutti, anzi per lei era più semplice parlare con la gente semplice piuttosto che con i politici o con i compagni del partito, per cui è stato molto bello affrontare queste tematiche con loro. Una citazione quindi non così casuale, anche perché appunto dicevamo, siete nate come compagnia prettamente, insomma, dichiaratamente al femminile, correggimi se sbaglio, dicevo nel 2014, proprio con appunto l'intenzione dichiarata di offrire un'occasione di teatro sociale. Esatto, sì, Anima Lenta nasce con lo scopo proprio di unire il teatro al sociale, e il fulcro, diciamo, è stata proprio la storia delle donne. È partito attraverso, diciamo, il primo spettacolo sulla violenza di genere, infatti ne parlavamo l'altra volta proprio ad un intervento qui a Ribellule su Scalzati. E poi è andata a ritroso, cioè abbiamo cominciato a chiederci: ma la violenza domestica perché accade?
che cosa succede, e quindi vorrei rompere quello che è la cultura. E come la rompiamo la cultura? Forse raccontando di queste donne stupende, meravigliose, che sono sconosciute ai più, e quindi anche lì, anche attivarsi e fare un lavoro con le scuole, fare il lavoro con i ragazzi, incontrare i detenuti è stato fortissimo per noi, per quello che poi loro ci hanno restituito. Mm-hmm. Immagino, infatti, vabbè, a partire da Rosa Luxemburg, che era già di per sé un personaggio formidabile, no? Una di quelle persone che vorremmo comunque trovare anche per strada e conoscere davvero. Ci sono ancora probabilmente personalità femminili così forti, non sempre probabilmente abbiamo occasione di dargli la visibilità che meriterebbero. Avete comunque avuto un percorso molto coraggioso, devo dire, no? Perché di questi tempi non è così scontato e non è così semplice avviarsi in questa direzione. Dunque, io volevo chiedervi proprio dello spettacolo Germinazioni, visto che ci siamo, se sì. Vi va di parlarne ora o se preferite ascoltare un brano e dopo tornare. Allora, Germinazioni è un progetto, quindi non diciamo uno spettacolo, è un progetto che avremmo dovuto fare oggi, esatto, 8 marzo. Mi dicevi, è congelato, uno di quegli spettacoli congelati, scusami se ho usato questo termine spettacolo perché ormai... esatto. Che avremmo dovuto diciamo fare insieme in collaborazione con il Festival delle Donne Sapere di Genere, con l'associazione Microsolco, avremmo dovuto creare, diciamo, avevamo costruito tutta una rete appunto diciamo tra esperte, quindi docenti universitari ed esperti attiviste, perché poi diciamo la professionalità si unisce proprio anche a proprio il volere, insomma l'obiettivo quotidiano e costante. Avremmo dovuto fare questo spettacolo, diciamo questa diretta su questo progetto Germinazioni, che purtroppo non è passato al municipio di Bari, ma noi andremo avanti e la volontà era quella proprio di scoprire tutte queste figure femminili che hanno lasciato un segno, nascoste, dall'Arendt alla Wolf, mm-hmm, alla Leramo. Era proprio un percorso che adesso io e Antonella faremo, diciamo, con le scuole. Quindi ci attiveremo a farlo con le scuole. Rieducare a partire dalle scuole è davvero molto molto importante, perché altrimenti non serve a nulla, no? Se no ce la raccontiamo tra noi è finita lì, esatto. Giustamente. Ma poi devo dire che i ragazzi percepiscono molto bene questi... cioè quando parliamo con loro, loro sanno esattamente di che cosa, mm-hmm, stiamo parlando. Quindi, che età proprio... più o meno? Le scuole superiori, mm-hmm, quindi hanno la maturità, si spera almeno, sì, che abbiano la maturità, ecco, per... Posso chiederti, posso girarti più che altro una domanda che mi ha inviato in segreto Rosaria De Matteis, che è al di là del vetro e che tra poco entrerà in voce, e mi chiedeva comunque, proprio mi dicevi, c'è tutta questa scelta, no? Comunque di personaggi femminili così forti, così anche ispiranti, e cosa vi ha spinto a scegliere proprio Rosa Luxemburg intanto? Allora, Rosa l'abbiamo scelta perché figure all'interno della politica ancora oggi sono rare, mm-hmm, e lei dominava le piazze ed era veramente una voce fuori dal coro che non è mai scesa a compromessi. Anche all'interno del partito lei è stata tradita, ma ha deciso di andare dritta per la sua strada, e poi sappiamo bene che è stata uccisa, per cui diciamo restituisce una figura, cioè nella politica restituisce proprio un punto di vista fortissimo, interessante. Tra l'altro lei sarebbe una femminista ecologista se, mm-hmm, vivesse oggi. Guarda, ne parleremo anche questa sera di questo argomento. A quanto pare l'approccio femminile, studiano in Europa, che l'approccio femminile è il più green che ci sia, perché non lo so, per natura forse siamo portate a contemplare anche gli altri esseri viventi, non so, ad avere quel senso di responsabilità che dovrebbe essere il minimo, chissà, magari per queste cose banali, magari no, non lo so. Comunque diciamo che l'incontro con non il pubblico banalizzare. No, assolutamente, l'incontro col pubblico è stato forte, perché abbiamo dovuto sospendere. Quando li abbiamo rincontrati, loro hanno visto diciamo Rosa, noi l'abbiamo allestito che lei è in carcere. Quindi lei vive tutto il tempo dello, mm-hmm, spettacolo rinchiusa, mm-hmm, e questa sensazione che noi avevamo vissuto è stata fortissima anche per noi riprenderlo quando lei si è ritrovata nella detenzione. Quindi è stato fatto un bel lavoro. Antonella è bravissima a fare, sì, sì, Rosa Luxemburg è stupenda in scena. L'applauso glielo rifacciamo. Va bene. Va bene, va bene, va bene.
Parleremo magari anche dopo, se vuoi, continuiamo a parlare sia di questo che di detenzione, perché no, e di condizione femminile in tantissimi contesti diversi. A questo punto Pina è pronta con il dito sulla console, quindi vai Pina. We are young, hiding to hide, we stand. No promise.
L'8 marzo 1917, che in Russia corrisponde al 23 febbraio, secondo il calendario giuliano da loro in vigore, si sarebbe dovuta celebrare la Giornata Internazionale della Donna. A Vebark, quartiere proletario della capitale, dove sorge un importante distretto tessile, la mattina dell'8 marzo, le donne operaie decidono di dire basta alle infinite file notturne, intirizzite dal freddo, davanti ai negozi per accaparrarsi a caro prezzo qualcosa da mangiare. Spengono semplicemente gli impianti dichiarando lo sciopero. Una parola che gli uomini avevano sussurrato nelle giornate precedenti, ma che si era dispersa fatalmente nel vento. Quelle donne, invece, la urlano senza timore, stanche di soffrire, di vedere i loro figli morire di stenti, di lottare disperatamente solo per mangiare. Il delegato bolscevico Kajurov, quando viene a sapere dell'azione delle operaie di Vebark, reagisce imprecando. Ma ormai tornare indietro è impossibile. Far rientrare negli stabilimenti quegli operai è assolutamente impensabile. Anche perché non sono più sole. Si uniscono a loro altri operai, come quelli delle officine Putilov, che da settimane invano chiedono aumenti salariali. Il grido di pane, pane, pane diventa assordante. Un coro non più stonato. E quel piccolo corteo, con in testa ancora le donne, diventa man mano sempre più grande e sfila per la città come un torrente in piena che rompe gli argini e si colora del rosso delle bandiere ornate di scritte apertamente rivoluzionarie. Ed eccoci qui, Pina, siamo tornate su RKO. Ti senti emozionata? Moltissimo, devo dire, dopo un anno stare qui e dopo un anno stare qui con loro, che sono veramente delle donne meravigliose. Brava Antonella, brava. Bravissima, troppo buone. L'applauso arriva sempre, anche se in ritardo. Antonella, io volevo, prima di passare ad altro, volevo capire da te che emozione hai avuto, hai gestito per entrare nel personaggio di Rosa. Cioè, non è una donna normale, è una super donna, è una super la regina donna, delle rose, direi. È la regina delle rose ed è una persona realmente esistita. Ecco, per noi che facciamo teatro questo non è una cosa ovvia né scontata. È come quando si vede a cinema un attore che riveste i panni di qualcuno che veramente ha fatto la storia. E allora non ti senti mai all'altezza e senti sempre di non saperne abbastanza, non potrai mai essere nella sua mente, no? E tutto quello che questa donna ha fatto in vita e ha fatto anche negli anni di reclusione. Noi nello spettacolo, come diceva Ilaria prima, raccontiamo la reclusione. Lei è sempre in questa cella, ma è irrefrenabile, è come l'acqua del mare, no? Scrive, si fa mandare dei testi, legge continuamente ed è interessantissimo come in qualche maniera segue le fila della storia e la determina all'interno di un carcere. E quindi sì, è stato anche un sentimento di difficoltà sicuramente, ma anche un'aspirazione grande a cercare di avvicinarsi anche poco, anche a piccoli passi a questa donna maestosa e cercare di coglierne il pensiero, il senso, la vita. Io penso che il pensiero, il senso e la vita l'abbiate colto al massimo, perché viene fuori totalmente e in maniera veramente lucida da questi piccoli spunti che ci state dando. E era una donna visionaria e io spero che tantissime donne lo diventino sulla sua scia. Grazie Antonella, grazie, grazie mille. E niente, noi torniamo qui, naturalmente Antonella non l'abbiamo salutata, né Antonella né Ilaria, perché la puntata continuerà così, continuerà con queste chicche che Ilaria, perdonatemi. Non tossirmi così all'improvviso, no. Per favore, no. Attenzione, signore e signori. Si è emozionata, si è di nuovo emozionata, questo, c'è cioè il magone. No. È l'umido che mi affoga, però non fa niente, sono felice, stiamo qua tutte insieme e ci ritroviamo finalmente in questo studio dopo un anno, un'emozione incredibile. No, davvero, per me è emozionante, voglio dire, vedervi qui. Non voglio immaginare per voi, anche perché voglio ricordare a tutti gli ascoltatori che la regia ve l'aveva fatta Carlo Chicco, l'unico maschietto in un gruppo di fanciulle scatenate. E quindi direi che insomma, povero Carlo. No, si è ricavata, devo dire, sì, no? Ascoltandolo, sì. Devo dire che insomma, faceva il suo, si divertiva un sacco, non sporcava, cioè, non sono così malvagia a pensarlo davvero. Va bene, torniamo a noi. Dunque, perché abbiamo scelto Rosa Luxemburg?
Sì, ricordava a Rosaria che deve parlarmi cortesemente nel microfono e che la mascherina non deve strusciarmi sul... Lo so, è una specie di gioco di equilibrio, non è una cosa così semplice, altrimenti non te l'avremmo chiesta. Perché in maniera siamo ufficiale. Tornate in studio, ma mascherate. Eh già. E questa cosa, già parlare davanti a un microfono non è facile. Poi senza che cuffie, io non seguo proprio le regole. No, ognuno fa come gli pare, quindi ragazze. Praticamente quando sono arrivata Paola mi ha detto: Rosa, ricordati, ti devi mettere le cuffie. Sì, ti devi ascoltare quando parli. Ti devi ascoltare, io naturalmente le cuffie non le ho indossate. Fa niente. Ora non le posso indossare. Allora, parliamo di contenuti. No, ora le devi indossare, non le vuoi indossare? Sì, dai. Parlando di contenuti, appunto, io so che tu comunque sia ti sei preparata in maniera esemplare, hai preparato anche tutte noi per avere una scaletta, perché gli argomenti sono così tanti che è difficile poi decidere che cosa trattare e che cosa no, motivo per cui insomma devo dire che vai a compensare ampiamente, ecco, con questa dovizia le mancanze con cuffie o microfoni. Bene, partiamo naturalmente dall'8 marzo. Ok. Sull'8 marzo siamo partite da Rosa, l'ultima chicca che ci ha letto Antonella ci ha dato un'idea, perché intorno all'8 marzo purtroppo ruotano una serie di leggende metropolitane. Sì, sì. Cioè, la più famosa è quella della fabbrica, dell'incendio della fabbrica, dove sono morte. In verità al museo non esiste proprio traccia di questo incendio, che pare che sia avvenuto qualche anno più tardi in un'altra fabbrica, dove peraltro non sono morte nemmeno solo donne, e sarebbe più appropriato invece, anzi sembrerebbe proprio, per questo abbiamo scelto Rosa, che di fatto l'8 marzo è partito da questa assemblea socialista. Beh certo, un'internazionale femminista. Poi perché il voto è comunque un discorso cruciale, no? Una persona esiste da un punto di vista civico e sociale nel momento in cui ha la possibilità di farsi rappresentare, votare, leggere. Lo so che di questi tempi è tutto per aria, sia per gli uomini, le donne, cioè non conta più nulla, non andiamo più a votare, per cui voglio dire, i partiti non rappresentano più necessariamente la realtà che viviamo, di conseguenza il gioco è bello che è fatto, però sai com'è, quella speranza, quella porticina socchiusa, quella cosa che di dire volendo posso, volendo potrei, potrò. No, io direi, dobbiamo volere e dobbiamo potere, perché francamente non se ne può più. Cioè dal Novecento, parliamo qui del 910, 915. Sì, sì, primi anni del Novecento. In Italia il suffragio universale è arrivato nel 1945. E ci è voluta anche una guerra. A me fa un'impressione paurosa pensare ogni volta che ci penso che la mia mamma è nata senza diritto al voto. E questa cosa, cioè il suffragio poi ha determinato, per quella che è stata, chiamiamola, l'evoluzione, il percorso delle donne, una tappa fondamentale, perché da lì poi è iniziata, è continuato il percorso che nel 74 e nel 75 ha portato a due vittorie fondamentali: l'aborto, inteso come scelta della donna, e il divorzio, finalmente. Anche quello, voglio dire, dovrebbe essere una scelta di una coppia. Rispetto alla parità salariale stiamo ancora in alto mare, ma di questo poi abbiamo tempo per parlarne. Ne parleremo. Non so cosa ne pensa Pina, abbiamo la possibilità di continuare a ragionare oppure ci volevi frustrare in qualche modo con i tempi di regia? Se volete ancora un pochino va bene. Ok, grazie. E quindi torniamo un attimino proprio su quelle che sono le vittorie ottenute, no? L'aborto e il divorzio. L'aborto, chi segue, ma non necessariamente le vicissitudini al femminile, ma semplicemente i giornali, non meno di qualche anno fa noi ci siamo ritrovate a rischiare davvero noi in Italia, che voglio dire è uno dei cinque paesi più industrializzati del mondo, ora siamo scesi. Scusate, quante cappellate sto dicendo quest'oggi. comunque un esponente il famoso nostro caro Pillon. Esatto. Senza considerare poi quello che avviene a livello governativo,
per quelli che sono i centri antiviolenza, le case delle donne, e è una regressione totale. Noi ci ritroviamo oggi, uno, a proseguire questo percorso, ma a combattere per mantenere in qualche modo saldi i diritti. Oggi, mentre noi siamo qui, le compagne di Nonna di Meno, la maggior parte dei centri antiviolenza e delle case delle donne stanno manifestando davanti a tutte le ambasciate polacche, esatto, in sostegno alle compagne e alle sorelle polacche che si sono viste a gennaio 2021 cancellare il diritto all'aborto. Anche davanti a malformazioni genetiche, cioè in qualsiasi... Sorelle mie, dobbiamo lottare. Perché il bambino che ti cresce nella pancia non è che cresce davvero nella tua pancia, è un dono di Dio che hai inculcato come se fosse una specie di qualcosa di strano alla tua entità fisica, non fa parte della tua fisiologia, quindi tu non hai il diritto di scegliere. Assolutamente no. Il presupposto è davvero assurdo. Ti ricordi, è di qualche giorno fa, quei manifesti che... Capeggiavano in tutta Italia e anche a Bari. Mm-hmm. Cioè, è scandaloso. Le politiche attuate dai nostri governi vanno proprio in quella direzione: sottrarre i fondi ai centri che si muovono per l'autodeterminazione delle donne per darle a tutti questi movimenti pro vita. E pro vita di che? Ma la vita di chi è? Io potrei dire parole pesanti su questo argomento. Purtroppo quanto più c'è un sistema di crisi, tanto più è la donna che, diciamo, essendo per tradizione, per cultura sociale, soggetta ad essere, è un soggetto di cura, quindi deve farsi carico lei di queste cure, quindi significa che viene sottratta al mondo del lavoro, viene sottratta a tutto ciò che determina la sua emancipazione, in quanto con questo schiavismo femminile è possibile reggere sistemi come questo che sono di profonda crisi, per cui c'è un sistema di diseguaglianza di genere sociale veramente molto forte, delicato, che non viene riconosciuto a qualsiasi livello, e purtroppo tutte le donne, secondo me, ne paghiamo le conseguenze, perché chi più chi meno viene penalizzata da questa condizione di sudditanza, perché secondo me non può essere definita diversamente. Ma Pina, il discorso che leggeva prima Antonella ci dà una dimensione di quella che era la condizione della donna durante il lavoro, no? Anche l'incendio di cui parlavamo prima, venivano trattate come schiave, lavoravano 20 ore al giorno, non avevano... Ora abbiamo gli immigrati. Ma guarda che... Per noi, a parte che in Europa, sebbene la comunità europea con le varie direttive auspichi a una parità quantomeno salariale, quello che ci dicevamo poc'anzi, nessuno Stato membro l'ha attuata. E in ogni caso, noi almeno il 16% in meno, ma nel mondo ancora le donne vengono schiavizzate. Giorno fa che in India un padre ha tagliato la testa alla figlia. Per... A volte poi ci riferiamo a questo nostro Occidente, questo luogo in cui comunque dovremmo tutti quanti voler far valere una donna quanto un uomo. Comunque abbiamo, diciamo, almeno a livello retorico, assimilato questi concetti, però ci sono luoghi in cui questa retorica non c'è, anzi purtroppo nei paesi musulmani non è così, perché proprio la retorica è opposta, senza nulla voler togliere alle questioni di credo religioso, perché voglio dire, anzi, la religione musulmana è una religione splendida che ha moltissimi valori molto vicini anche ai nostri, a volte coltivati anche in una maniera più costruttiva, più reale, però purtroppo sotto questo profilo le regole non... le scrivono gli uomini. Esatto. Le regole sono di convenienza tante volte. È chiaro. Ma questo vale per tutte poi le religioni. Il problema è che siamo comunque sempre comunque in ogni contesto una vera, diciamo, soggetto passivo. Allora, a questo punto io direi che facciamo una pausa, farei parlare a questo punto Madame con la sua Clito. Oh.
da vestita, io al 90 le col mitra sulla mia fica, le tue amica, ci ride su come, ci rido su come, che rimango incinta di una sfiga, fumo sfiga, così nasce storta, bam bam. La storia di un lele di un po' si schifa, soprattutto quando nulla nel vissuto lava figa, a volte fai la zoccola o la bella malandrina, quando non hai mai sparato, mai sperato in un affino, la tua in fine in giro in perché, ci siamo in giro guarda qui. La vita mi fa click sul clito, sa che godo quando preme il dito, in giro di nuovo per chi, ci siamo in giro a tasti. La vita mi fa click sul clito, sa che godo quando preme il dito, le punto addosso il dito ma lo ciuccia, pipa dalla cannuccia, chiama le sue amiche e poi si azzuffa, scivolo su una buccia, poi ride di me, mentre la faccia mi si sbuccia, poi ride di me, ride di me. A volte ride e non ne capisco il motivo, a volte vivo e non capisco se respiro, a volte inciampo e non capisco che cammino, non sulla terra ferma ma su un filo, a volte dormo sul letto di Fiordalisi, a volte muoio sul letto che non è il mio, a volte sogno che sta troia vada via, ma alla fine lei è mia e anche stavolta fra perché ci siamo in giro e tasti. La vita mi fa click sul clito, sa che godo quando preme il dito, in giro li lo fa perché ci siamo in giro e tasti. La vita mi fa click sul clito, sa che godo quando preme il dito. Mamma, mamma, tu sei una condanna, danna, mi ami o non mi ami, mamma, non capisco nada, nada. Mamma, mamma, non lasciarmi in strada, strada, baciami con calma, calma, finché non ti stanchi di me. Siamo di nuovo in studio con Antonella. 23 gennaio 1916. Caro Leo, la tua lettera era così carica d'angoscia. Ecco, la prigionia è un toccasana se mi permette di stare lontana da te. Smettila. Smettila di far finta di non sapere. Conosci bene le motivazioni che hanno portato alla nostra rottura eppure fingi di non conoscerle. Quante volte mi dicevi che affinché il nostro rapporto fosse stato normale, avevi bisogno di sapere che potevo fare a meno di te. Bene, adesso lo so. Posso. E non mi parlare più di Hans. Te ne prego. Lui non c'entra nulla con la nostra separazione. È entrato nella mia vita molto più tardi, a differenza delle svariate donne che hai incontrato tu, anche durante. Ma non è questo il punto. Già a Zurigo eravamo da anni spiritualmente estranei. Tu mi ignoravi completamente. Era come se fossi una tizia qualunque, al massimo diversa, perché scrive gli articoli. Solo quando mi sono resa conto di questo, ho cominciato a capire che io potevo esistere senza di te. Oggi sono una donna adulta, matura. Non sono più quella ragazzina che pendeva dalle labbra del suo maestro, sempre pronto a criticarla. E sì, Carl mi ha chiesto di scrivere per il giornale che abbiamo fondato. E la cosa mi ha molto lusingata. Beh, so bene che questo, anziché renderti felice, ti rende iroso. Sì, sì, perché nonostante tu sia un grande uomo, tu non accetti l'idea che una donna, o quella che tu reputi essere tua, di tua proprietà, cosa che non sarebbe neanche se fossimo ancora insieme, possa raggiungerti e figuriamoci superarti. Spero almeno di averti strappato un sorriso. Qui ho tutta la pace che mi serve per lavorare. Leggo, studio, scrivo, eppure sento di non aver ancora realizzato la decima, la centesima parte delle mie risorse, del mio intelletto. Di ciò che scrivo sono abbastanza soddisfatta, ma sento il bisogno di dire qualcosa di grande.
sta maturando nell'anima una forma del tutto nuova, originale, che se ne infischia degli stereotipi e li supera. Ho bisogno di scrivere in modo da incidere sulla gente come un fulmine, da trascinarla, con l'ampiezza delle idee, con la forza dell'espressione. Ma come, cosa, dove, non lo so ancora. Ridi? Ridi quanto ti pare, non mi importa. Ti dico che sento in me la certezza di qualcosa che nasce. Ti prego di non chiedermi nient'altro, perché un mio rifiuto potrebbe causare una frattura insanabile e io non lo vorrei per niente al mondo. Per il resto, ricordati di restare un essere umano. Cioè gettare, se necessario, gioiosamente tutta la vita sulla grande bilancia del destino, ma anche, allo stesso tempo, rallegrarsi per ogni giornata di sole, per ogni nuvola. Ahimè, non conosco qual è la ricetta che permette di essere un essere umano. So solo come lo si è. E lo sapevi anche tu, non dimenticarlo. Rosa. Grazie Antonella. Grazie a voi. Veramente, veramente ci stai facendo vivere con Rosa. Cioè, la sentiamo, è qui con noi oggi. Ed è veramente una bella sensazione. Grazie, grazie Antonella. Questa lettura ci introduce al patriarcato, ci introduce a quelle che sono le e sono sempre state le relazioni uomo-donna, a quelle che oggi definiamo amore malato, ed è stato e sarà, cioè speriamo che non sia, ma che non continui ad essere, ma per il momento quello che abbiamo sotto gli occhi è drammatico. E dall'inizio dell'anno sono morte 11 donne. E non sono morte di morte naturale, sono state vittima, sono state uccise dalla violenza maschile, dalla violenza di quegli uomini che nella maggior parte dei casi erano gli uomini che avevano scelti come i propri compagni. E allora dove nasce la violenza sulle donne? Quando è diventata naturalizzata o lo è sempre stata? Se torniamo indietro nel tempo, da Rosa in primis, ci rendiamo conto che la narrazione, quello che gli uomini hanno sempre pensato delle donne è che noi siamo naturalmente inferiori. Lo siamo nei sentimenti, lo siamo nelle capacità, lo siamo nei valori, anche perché nel momento in cui ad oggi in alcuni paesi ancora le donne non sono libere non solo di esprimersi, ma nemmeno di mostrare i propri capelli. Non, la cosa più sconvolgente è quanto non si ci renda conto che, sottovalutando noi, discriminando noi, considerandoci naturalmente inferiori, non fanno altro che dipingere un uomo che è un animale, non è in grado di fronteggiare i propri istinti davanti a dei capelli. Cioè, e di che uomini parliamo? Ma di che umanità parliamo? E questo sarebbe un appunto. Ma torniamo al patriarcato. Che cos'è questo patriarcato? Che senso ha? Da dove viene? Per quale motivo? Cioè, la rappresentazione della donna all'interno della casa come madre, come donna esemplare, sono quegli stereotipi che tentiamo disperatamente di uscire e di buttarci alle spalle, ma quotidianamente in tutto quello che ci circonda lo ritroviamo perché quello non è un lavoro per donna. Sì, sarai pure brava, ma ti mancano gli attributi. Se hai avuto la possibilità di muoverti, di studiare, di fare una carriera, non si sa perché ti viene fatto lo sconto sui titoli. Cioè, parliamo, no? A parte della declinazione al femminile. Io sono un'avvocata, negli anni addietro, quando qualcuna o qualche cliente o assistita mi veniva mandata da qualcun altro, arrivava, suonava, quando mi si trovava davanti, ma lei è donna? Perché non si vede? Oppure una è stata meravigliosa perché
non voleva dirmi ma lei è donna, allora ma lei mi ha guardata, è troppo giovane. Come sono troppo giovane? Guardi, e a fronte di questa, di questo essere sminuite costantemente, quando finalmente abbiamo capito che la, il nostro essere di meno, valere di meno, passava attraverso tutto, ma anche attraverso le parole. Sono le prime che ci distruggono, no? La violenza verbale, oltre che questo sottovalutare. E quando finalmente abbiamo capito che forse dovevamo iniziare a usare l'italiano, che è una delle lingue più belle, secondo me, perché ha un nome, ha delle definizioni per qualsiasi cosa, anche per delle piccole sfumature, e ha il maschile e femminile, ce l'ha. Ora, sia il maschile e femminile, e avvocato indica un uomo, avvocata indica una donna. Per quale motivo dovrebbe essere cacofonica, avvocata? Architetto, architetta, per quale motivo architetta è cacofonica? È resa cacofonica solo da quella che è la lettura che gli uomini, la narrazione che gli uomini fino a oggi hanno fatto di noi. E il problema più grave è che quella narrazione è stata adottata dalla maggior parte delle donne, donne che si sono cucite addosso questo vestitino che gentilmente gli uomini ci hanno concesso di darci, almeno quello, e ci hanno ingabbiate in questi schemini. Purtroppo, e anche di questo dobbiamo prendere coscienza, esistono molte donne che sono totalmente ingabbiate nel patriarcato, in quella che è la narrazione che il patriarcato fa del genere femminile o di tutti i generi. Non è un caso che oggi è in campo lo sciopero transfemminista. Non siamo, cioè, noi siamo, rispetto a tutti, solo forse rispetto agli animali siamo meno bistrattate. Solo cani, gatti, poveri, e tutti gli altri animali del mondo o al pianeta, perché quello che è sotto gli occhi di tutte quotidianamente è diventato talmente normale, anche la violenza, anche le varie narrazioni sono così normali che forse pure per questo le donne fanno poi fatica a comprendere i primi segnali della violenza. Il famoso possesso dell'uomo, tu sei mia, è qualcosa di veramente deprimente. Cioè, il possesso su un altro essere umano, ma nemmeno sugli animali, cioè, ma su un essere umano, da dove perché hanno paura, secondo me hanno paura di quello che possiamo essere. E Rosa è un esempio. Lì parliamo con Rosa parliamo degli inizi del secolo, e Rosa era, oltre che una grande, grandissima politica, forse una delle poche che in qualche modo ha criticato Marx, no? Che era all'epoca un dio in terra, e, per non parlare delle menti, ma era una donna e combatteva però per gli uomini e per le donne, senza distinzione, e combatteva per gli animali, e combatteva per il pianeta, e combatteva per qualsiasi forma di vita si trovasse in qualsiasi modo bistrattata o sottovalutata. E questo insegnamento, questi percorsi, queste giornate dove assolutamente ci dobbiamo levare dalla testa che parliamo di festa della donna, non esiste oggi una festa della donna, ci sarà, diventerà festa della donna quando avremo scardinato tutti i tipi di violenze, quando in tutto il mondo nessun essere femminile verrà bistrattato perché tale, a quel punto potremo festeggiare la liberazione dei generi, non la liberazione delle donne, perché badiamo bene, questi stereotipi non riguardano solo noi in quanto essere donne, ma il patriarcato ha creato una gabbia anche per gli uomini. Cioè, gli uomini, c'è una canzone di Caparezza che mi ha sempre
affascinato per questo motivo, dove lui dice: un vero uomo non dovrebbe lavare i piatti, non sei un uomo se non sei buono a fare mazzate, non sei uomo se non guidi le macchine grosse, e questo è un altro trip, non sei uomo, perdonatemi, se di notte non vai al bordello, non sei uomo se non ti tira il pisello, e questo è un altro dramma, non sei un uomo, sei un gay se ti metti a piangere. Quindi liberarsi da questi schemi non farebbe bene solo a noi, fa bene agli uomini e alle donne, fa bene a tutti, e questa è una cosa che gli uomini dovrebbero iniziare a percepire, anche se ultimamente, devo dire, c'è un piccolo movimento di uomini che ha colto la palla al balzo, o ha colto il dramma di questa disuguaglianza, di quello che la disuguaglianza dei generi crea, e soprattutto ha capito che, insieme a noi, perché anche noi dobbiamo partire da questo, che è una questione culturale. Non ci possiamo rifare semplicemente alle norme. Le norme ci sono, ma se non c'è una rivoluzione culturale, non andiamo da nessuna parte. Noi e gli uomini dobbiamo capire, cioè noi dobbiamo portarli per mano, sicuramente, ma loro devono essere aperti a vedere il problema. È chiaro che se dei soggetti che hanno tutti questi privilegi e ce li hanno sempre avuti faranno molta fatica a comprendere che quei privilegi di fatto diventano delle gabbie nei quali essi stessi per prima sono chiusi, ma è troppo comodo. Ilaria, tu stai qua con me. Cosa pensi del... Un attimo, sì, prima di far parlare Ilaria, io volevo mettere un altro pezzo. Vai, cara. E poi passiamo ad Ilaria, così... Sì, perché hai fatto praticamente un gran monologo, per cui adesso ci dobbiamo concentrare per risponderti. Mi avete lasciata sola. Mi sono sempre detta, cercherò. Troverai, mi hanno sempre detto, troverai. Per oggi sto con me, mi basto, nessuno mi vede. E allora carezzo la mia solitudine, ed ognuno il suo corpo chissà cosa chiedere. Fammi sognare, lei si morde la bocca e si sente l'America. Fammi volare, lui allunga la mano e si tocca l'America. Fammi solitudine e regala il
mani sui fianchi come fosse l'America. Fammi sognare. Lui che scende e che sale, si sente l'America. Fammi ma come ve la state cavando benissimo, questo ritorno alla grande, devo dire, bravissime. Approfitto per salutare anche le ribellule assenti, cosa che non ho fatto ancora e mi duolgo per questa mancanza, quindi le salutiamo tutte. E devo dire, insomma, intanto Ilaria ti ringrazio di essere sempre qui con noi. E, insomma, stavate parlando allegramente patriarcato. Di patriarcato, di quello che poi è anche la situazione, voglio dire, teatrale, ora magari possiamo entrare un po' meglio nello specifico, perché comunque il teatro dalla notte dei tempi, cultura. Un luogo di cultura, dovrebbe essere il luogo in cui tutti questi presupposti culturali, voglio dire, che sono ufficialmente, no? Discriminanti, ecco, dovrebbero essere sì, perfettamente acquisiti, ma magari forse nella pratica non è esattamente così. È possibile che ci sia qualcuno che magari svia un po' e che con quel senso di, no, un po' del possesso, quel modo di fare un po' alla testosterone andante, no, cerca di gestire le cose in un altro modo. Allora, diciamo che dal Me Too in poi sono emerse tutta una serie di meccanismi che nel nostro, diciamo, lavoro, diciamo nel Me Too, e soprattutto è stato nel cinema, no? Insomma, dove le attrici vengono invitate a casa a fare i provini, dove c'è proprio una violenza perpetuata e taciuta, perché se ti permetti di denunciare una cosa del genere sei fuori. Poi questa è la paura ovviamente che le attrici hanno, sei fuori da determinati... Sì, una rompiscatole e quindi magari sei problematica e diventi... No, sei pericolosa. Pericolosa, esatto. Perché una denuncia di violenza ad un regista piuttosto o anche che un di abuso psicologico, voglio dire, no? No, se diventi, diciamo che proprio sei fuori dal giro. Cioè, e ovviamente anche lì si cerca... sempre si giudica sempre la ragazza che è andata al provino a casa, perché si è andata a casa, ma come rivestita, ma che cosa, cioè tutto quello che si perpetua normalmente al di fuori si perpetua anche all'interno, diciamo, del nostro settore. E noi, diciamo, lavorando anche in teatro, ci siamo chieste diciamo, più volte quanto le figure delle donne, diciamo, fossero presenti. Durante il lockdown è nato un bellissimo gruppo informale che si chiama Amleta. Questo gruppo è venuto fuori da un'idea di Cinzia Spanò e Francesca Turrini, che sono due attrici, e proprio è nato un tavolo nazionale all'interno di un macro gruppo che si chiama Attori e Attrici Uniti. E questo gruppo ha iniziato proprio a fare un lavoro proprio di accoglienza invece di tutte quelle denunce da parte anche informali da parte di attrici, affinché poi venissero dirottate ad avvocate dei centri antiviolenza. Quindi, diciamo, abbiamo fatto una sorta di ascolto, no?
all'interno, diciamo, di questo gruppo, e dall'altra parte è stata fatta una mappatura. È stata fatta una mappatura dei teatri. Perché questo? Perché volevamo capire, ma le donne all'interno dei teatri che ruoli hanno? Mm-hmm. E diciamo i cosa dati è emerso, esatto, vediamo un po'. Veramente sconfortante. Noi sono state mappate più di 100 sale e più di 1000 spettacoli tra il 2017 e il 2020. Bene, su 25 teatri considerati, solo 6 sono diretti da donne, quindi la direzione artistica è affidata a donne, soltanto 6 donne, e nessuna nei teatri nazionali, quindi nei teatri pubblici. Quindi, qui diciamo, abbiamo la Teresa Ludovico, che voglio dire è una donna, e esatto, ha uno storico una di importante. È stata Teresa, che abbiamo ritrovato nel Trick, ma teatro privato, ok? Se parliamo sì, di teatri tra virgolette stabili, non ce n'è neanche una. Parliamo di teatri nazionali, no? Mm-hmm. Nei teatri privati, neanche sei una, donne, direzione, la direzione artistica, in quelli pubblici neanche una. Quindi, diciamo, questi numeri sono stati inconfutabili. In più, abbiamo visto che le registe sono, nel panorama, 17%, le drammaturghe sono il 14%, le curatrici e le tecniche di adattamento teatrale sono il 28% e le attrici sono il 35,9%. Torniamo a Shakespeare, quando gli uomini interpretavano i ruoli femminili, e risolviamo il problema, facciamo così. Quindi, diciamo, questo gruppo è, insomma, ci ha dato dei numeri e ne abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno di guardare i numeri per capire come poter intervenire affinché il lavoro, diciamo, sia tutelata la donna quando è in maternità, e per questo è nato un tavolo specifico sul tema, anzi, genitorialità, perché in questo dobbiamo includere gli uomini, anzi li vogliamo tirare dentro, anche per sottrarci, diciamo, la cura che è soltanto unicamente a noi. No, anche perché io credo che, appunto, l'emancipazione femminile debba passare necessariamente da una partecipazione degli uomini. Assolutamente. Cioè, perché non è che non viviamo da sole, viviamo sempre con gli uomini, comunque sia, anzi il loro mondo, no? Un mondo costruito a loro immagine e somiglianza è quello che va cambiato, quindi se non c'è un apporto da parte loro non serve a niente. Quindi rilanciamo questo invito, comunque sia, di comprensione, posso dire, no? di giustizia anche. Sì, assolutamente, anche perché la genitorialità all'interno, per esempio, del nostro settore, gli attori e le attrici, è proprio non ha nessuna tutela, cioè non è devo tutelato. Dire, esatto, in un settore che è così poco disciplinato, così poco normato, ci siamo ricordati ora con il lockdown, no? Che forse eravamo invisibili come settore, no? Tutti gli operatori della cultura e dello spettacolo, in particolare quello teatrale, che dovrebbe invece essere più strutturato, e non abbiamo scoperto non essere affatto rappresentato, voglio dire, abbiamo scoperto durante il lockdown, esatto, che neanche i sindacalisti erano al corrente di quello che poi fossero le dinamiche reali, no? del settore. Assolutamente sì. Sulla maternità. E oltre alla tutela vogliamo chiedere di tornare a lavorare, perché le donne, ecco, hanno bisogno di tornare a lavorare. Perché smettere di lavorare, che sia maternità, che sia qualcos'altro, comunque sia, poi comporta delle falle nel percorso di crescita professionale di una persona, che sia uomo o donna è uguale, quindi di conseguenza se vali dovresti poter, per merito, dovresti poter dare quello che sai fare. E voglio dire, in paesi un pochino più sviluppati da un punto di vista del welfare, perché poi è di welfare che si tratta, cioè se c'è un welfare forte, la possibilità di garantire alle donne di sopportare quel periodo, magari sulla maternità come dicevi prima, o anche qualsiasi altro disguido, no? Che ci può essere, perché le dinamiche vanno a preferire, perché la donna sposata, magari anche se non ha già dei figli, potrebbe averli, e quindi comunque è un investimento più complicato, perché io ti formo e poi magari ora ti prendo che sei libera e felice, e poi chissà, magari un domani te ne vieni che hai bisogno di 4 mesi, 5 mesi, sì, sì. 8. Guarda, io ti dico questa cosa, stiamo facendo, diciamo, domani saremmo indovina chi viene a scena. Oh, questa cosa non si può dire. Venerdì, okay. Andremo a fare venerdì, indovina, non si può dire. Noi diciamo quello che si può dire, sì. Poi non lo so. No, il tema non lo dico. Non lo dici. Allora, il tema non si dice. No, non lo dico. Venerdì 12 marzo al Teatro Norba di Conversano saremo in onda alle 21, mm-hmm, diciamo, con un'organizzazione del Teatro Pubblico Pugliese che si chiama Indovina chi viene a scena. E il promo lo posso dire perché sarà il giorno prima, okay, però lo posso dire, è proprio sulle domande che normalmente vengono fatte alle donne quando vengono assunte.
Mm-hmm. Ai figli. A me è successo una volta da una donna, giuro, mi ha chiesto: non mi importa che età hai, io perché ero preoccupata di quello, insomma, non sono più così giovane, no? Perché hai intenzione di fare figli? Esatto, mi ha chiesto, quello che ti chiedo, dato che hai 40 anni, è hai figli o hai intenzione di averne? E io l'ho guardata sbigottita, perché era una donna di forse un anno più di me, due anni più di me, cioè praticamente coetanea. Che tra l'altro faceva anche, io ero andata a fare un colloquio di quelli così, cioè sai che neanche questi profili, che cercassero profili chissà quanto performanti, no? Quindi era un lavoro di semplice. Così semplice, che mi serviva semplicemente per poggiarmi un attimo. E quindi lo stupore profondo da parte mia è stato: come può una donna fare una domanda del genere, cioè, no? A un'altra donna. Nel senso, lei era consapevole probabilmente di aver dovuto fare delle rinunce e acriticamente, esatto, lo stava riproponendo, perché comunque perpetuava il modello. E io poi, di fronte a queste cose, uno ti può pure dire: ti pago tantissimo per fare un lavoro decisamente stupido, ma gli dici: vi ringrazio, arrivederci, partiamo con sto piede, forse anche no, anche farete a meno di me, forse non avrò figli, ma di sicuro non mi presterò a voi. Le domande che vengono fatte ad un colloquio di lavoro sono veramente incredibilmente imbarazzanti, e uno crede che non siano vere, e invece vedi, vai a fare le ricerche, sono esattamente così. Cioè, ti chiedono se hai problemi con il ciclo, ti chiedono se hai sindrome premestruale, ti chiedono, io mi sono fatta una ricerca, è incredibile le cose che possono chiedere, cioè, e questo è, diciamo, fa parte, diciamo, della norma, no? È normale. È normale, a chiedere ad una donna è normale, noi l'abbiamo fatto al contrario, quindi l'abbiamo chiesto a e infatti voglio dire, sai com'è, questa, per scardinare questo meccanismo qual bisognerà è il suo fare intimo, qualcosa. Che intimo indossa? Esatto. No, perché sa, non vorrei avesse delle ripercussioni sul lavoro. Certo. Vabbè, dai, stiamo dicendo un po' di cose. Sipina mi fa dei gesti, mi commenta in diretta. Metteremo, promesso, quando riprenderete seriamente tutti i giorni, una telecamera qui e vi mandiamo in video, perché siete uno spettacolo. Va bene. Sì, sì. Honey, you know I did. And each time I tell myself that I, when I think I've had enough, or when I'm gonna show you, baby, that a woman can't be tough. I want you to come on, come on, come on, come on and take it, take another little piece of my heart now, baby. Take another little bit of my heart, now, yeah, yeah, yeah.
siamo tornati in voce perché sono le 17:17, questo tanto per ribadire che siamo in diretta. Paola Pagone con alla mia destra Rosaria De Matteis, alla mia sinistra Pina Cotroneo, e insomma stiamo facendo questo piccolo speciale. Io sono un'infiltrata di Però mi vuole bene, lo ricordiamo per chi si fosse messo all'ascolto solo ora. Però mi vuole bene, un programma che su RKO ha fatto fuoco e faville e che quest'anno spero possa riprendere anche se in ritardo. E stiamo parlando appunto per questo speciale dell'8 marzo della condizione femminile, e quindi necessariamente, esatto, motivo per cui abbiamo pensato anche di chiamare Anna Maria Ferretti, ormai sì. Scusate perché abbiamo Ilaria qui ospite di Animalenta Teatro, e va bene. Dunque, la Casa delle Donne del Mediterraneo è impegnata da molti anni per tutto quello che riguarda il lavoro e quello che riguarda la condizione delle donne in questi contesti. Abbiamo parlato con Ilaria fino a poco fa della condizione femminile riguardo al lavoro teatrale, di patriarcato e tutto ciò che ne consegue. Quindi intanto diamo il benvenuto ad Anna Maria, grazie di essere con noi davvero. Anna Maria. Ma grazie a voi per l'invito, è sempre gradito, siete così brave e propositive che non esserci in una giornata come questa sarebbe veramente un gran peccato. Grazie Anna Maria, grazie di essere venuta qui con noi. Naturalmente in questo periodo di pandemia il lavoro è diventato un dramma, lo era già prima, ma ora veramente è la spina nel fianco, è sotto gli occhi di tutti, e lo sappiamo benissimo che a fronte di quelli che sono già dei licenziamenti che ci sono già stati e quelli che si apprestano a perché esserci, ora inizia a esserci una vera possibilità di fare proprio tabula rasa su tutto ciò che c'era stato, ma tutto su bloccato. Questi grossi numeri il 99% dei posti che si perderanno saranno femminili. Non solo perché le donne sono svantaggiate, ma anche perché con la DAD e comunque l'obbligo, tante donne hanno figli e quindi, come dicevamo prima, sono le prime imputate, no? A rimanere a badare alla cura, come abbiamo detto, quindi a rimanere a casa a badare i figli, è chiaro che poi il lavoro diventa un qualcosa in più a cui si può rinunciare? Domanda. Per cui sì, era inevitabile sentirci con Anna Maria su questo tema, anche perché la Casa delle Donne del Mediterraneo raccoglie ormai un'infinità di associazioni, molte la maggior parte delle quali sono di donne anche straniere, e per le quali il lavoro, soprattutto il lavoro di cura, è in primo piano. Anna Maria, ci vuoi introdurre tu questo argomento? Sì, assolutamente. Anna Maria, hai centrato. Abbiamo perso. Io ti sento bene. È possibile che sia sempre un po' un... No, io vi sento bene. Ok, ora ti sentiamo anche noi. io vi sento bene, vi ascoltate, ti ho ascoltata e devo dire che hai centrato perfettamente il problema. Anna Maria, ti ho perso. È possibile. Vai Pina, vai con il litino morbido, fino a quando la nostra ospite continua a parlare, noi non la sentiamo nuovamente. Io ci sono, non ho capito qual è... Forse ora avete problemi? No, Anna Maria, il problema non sei tu, siamo noi in studio. Sì, che abbiamo un po' di problemini tecnici. No, fate parlare lei. Non la sentiamo. Sì, infatti, ma magari facciamo così, mandiamo un brano e la recuperiamo tra pochissimo. Vuoi, Pina? Scusami se sono così impositiva. Non volevo. Perché hai girato il cavo? Non... Show me.
Siamo tornati in diretta, sempre con Anna Maria Ferretti, che speriamo di riuscire a sentire ora, Rosaria, speriamo davvero. Dicevamo, Anna Maria Ferretti, in quanto... Ci sei, Anna? Ci sono, siamo in viva voce, in realtà, quindi ora è dentro, ora ci siamo, perdonateci, siamo passibili di fustigazione, va no, bene? No, dai, non poteva esserci una puntata senza intoppi. La prima, sì, del ritorno è sempre così. Non era da noi, non era parlavamo per noi. Della Casa delle Donne del Mediterraneo, che ha una storia lunga, appunto, come diceva giustamente Rosaria, raccoglie tantissime associazioni e tantissime realtà del territorio, svolge tanti compiti. Insomma, non soltanto quello di assistenza legale, ma anche c'è una biblioteca, ci sono tantissime cose che vengono fatte, quindi io passo la palla e lascio parlare, perché non sta a me spiegare. Anna Maria, che è la presidente, oltre che una grande giornalista. Anna Maria, grazie per essere di nuovo con noi. Cara, siete troppo buone. Allora, innanzitutto io vi ringrazio per aver voluto dare voce alla Casa delle Donne del Mediterraneo, che in una giornata come questa ritiene importantissimo focalizzare l'attenzione sul tema del lavoro, come tu dicevi, ma anche sul tema di cura, che è importantissimo. Noi rappresentiamo le donne di questa città, ma anche donne che in questa regione rappresentano gruppi femminili di donne che sono arrivate dall'estero. Mm-hmm. e di quei gruppi e di quelle etnie che spesso risolvono i problemi delle famiglie italiane. Io, per esempio, penso alla comunità rumena, alla comunità georgiana, alla comunità russa, alla comunità delle badanti, no? Le cosiddette, sì, badanti, sì, che in un momento come questo sono in grandissima difficoltà, perché spesso sono coloro che si occupano di delle persone anziane che purtroppo sono le persone che hanno la peggio per colpa del virus, e quindi rimangono senza lavoro, oppure si ammalano ancora di più insieme a loro, e quindi per noi c'è un'attenzione importantissima verso di loro, così come c'è un'attenzione per le lavoratrici in genere, perché sappiamo bene che questa pandemia sta falciando l'indipendenza professionale delle donne, particolarmente delle donne del sud, perché dobbiamo considerare che nella maggior parte dei posti di lavoro, che del 70% dei posti di lavoro che si sono persi durante la pandemia, si tratta di posti occupati da donne, e che i dati ci dicono che per quanto riguarda solo gli ultimi 3 mesi, quindi l'ultimo trimestre, nel sud siamo tornate indietro di 11 anni, cioè ragazze, pensate, le nostre battaglie sono tornate indietro di 11 anni, perché abbiamo dovuto lasciare i nostri posti di lavoro, occuparci a casa dei figli con la DAD, oppure dei genitori che stanno male, o anche della stessa famiglia in difficoltà, e naturalmente
essendo le donne pagate meno degli uomini, in una famiglia già fortunata dove magari arrivano due stipendi, quello che si sacrifica è lo stipendio della donna per poter occuparsi dei figli. E quindi la situazione è tornare indietro, e questo per me è inaccettabile. Ecco, assolutamente, bisogna far sentire la voce, la nostra voce. Peraltro, Anna Maria, il primo stereotipo, no, che ci riguarda è proprio quello che ci dice: ma le donne è meglio che stanno a casa, no? Di quelle frasi che non vorremmo mai più sentire, ma che purtroppo quotidianamente, e che in questo momento storico sono diventate un mantra, perché sì, non viene visto come un problema, non per noi naturalmente, nell'immaginario collettivo, no? Ma tanto sono le donne che perdono il lavoro, qual è il problema di fondo? Cioè sono gli uomini l'altro stereotipo che devono portare il pane a casa. Diciamo, ti abbiamo fatto il coro, Anna Maria. Prego. È proprio così, hai detto perfettamente, proprio così, sono due stereotipi che peraltro non si incontrano e neanche si scontrano, perché lo stereotipo maschile va per i fatti suoi rafforzato da una cultura maschile. Lo stereotipo femminile cerca in qualche modo di essere smontato, ma viene sovrastato dalle necessità, dalla pandemia, da una guerra che dobbiamo lottare da sempre, e quindi diventa una questione di emergenza. È quello che ci dobbiamo mettere in testa, e non ci aiuta nessuno in questa, perché peraltro insomma dovremmo anche cominciare un po' a sfatare il mito della donna multitasking, della donna che sa fare tutto, tre cose insieme. Dovremmo cominciare a sottrarre le cose che sappiamo fare. E sì, a sottrarci dal farle anche. Sì. E a concentrarci su quelle che non ci vogliono far fare, hai capito? Ah, infatti. Infatti. Sarebbe questa una piccola rivoluzione, sempre con gentilezza, con garbo, senza violenza, senza aggressività, ma lavorando nei fatti e lavorando costantemente, quotidianamente. Dobbiamo reimpostare culturalmente questo mondo, Anna Maria, questa è la verità. Dobbiamo fare una rivoluzione culturale che ci possa ridare quei ruoli che meritiamo, per i quali siamo professioniste tutte, abbiamo le competenze, per quale motivo devono continuarci a rilegarci nell'angolino? Dipende da noi. Assolutamente. Peraltro dipende, tu introducevi un altro discorso molto importante: essere donne, essere bistrattate, ma essere donne straniere, avere la pelle leggermente più scura della nostra, soprattutto non avere diritti anche significa essere veramente l'ultima ruota del carro, o no? Sì, significa essere sottomesse sempre e quindi questa cosa è una cosa che penalizza chi si sente un ospite o chi si sente di dover continuare a chiedere. E allora fare comunità, diciamo, non è da tutti, ma significa sostanzialmente lavorare su livelli paritari anche tra donne. Non è facile questo, perché significa anche incidere su culture dove questo non è dato per assunto. No. E quindi lavorare su culture differenti che si devono incontrare, su un'autodeterminazione che, diciamo, deve crescere piano piano, che magari è anche schiacciata da situazioni contingenti che sono anche quelle economiche, e la cosa diventa complicata ancora di più se a farlo poi parlo magari di noi, no? Delle donne italiane nella fattispecie. Siamo divise, insomma, l'impressione che secondo me è anche un elemento di frizione nella nostra crescita è anche
la dispersione delle forze che accompagna l'impegno delle donne, perché tante volte si lavora in ambiti simili ma separatamente, e questa cosa non va bene per me. Io sono sempre stata quella che ha raccontato che fare rete è un privilegio ma è un valore aggiunto, e allora stare insieme, ognuna per la sua parte, incidere in un piccolo ambito si può, e sì, si cresce, si deve. E si cresce. Anna Maria, io aggiungerei si deve, perché vabbè, fra l'altro questo programma è nato proprio con quell'intenzione, cioè quel bisogno, perché più che un'intenzione era un bisogno, quello di riuscire a coordinarci, di riuscire a parlarci, di riuscire a trovare un noi comune. Sai, pure nel linguaggio a volte non si dice noi donne, si dice le donne come soggetto estraneo, terzo. E questo secondo me la dice lunga sulla nostra capacità di riuscire a lavorare tutte in un'unica ottica. Cioè, alla fine sul territorio abbiamo una realtà di forse 200.000 collettivi, case delle donne, però questi collettivi fanno fatica a coordinarsi, a parlare un'unica lingua, a muoversi insieme. E questo, almeno in questo momento storico, Anna Maria, questa pandemia sembrerebbe quasi che stia in qualche modo svoltando, cioè l'era delle donne, perché se finora nulla è andato come doveva andare, inizia a vedersi lo spiraglio che senza delle donne non si può andare da nessuna parte. E in questo c'è stato anche quell'attimo felice in cui, quando è iniziata la pandemia, abbiamo pensato: possiamo ridisegnare il mondo in cui viviamo. Dobbiamo ridisegnarlo. Allora c'è stato un momento in cui veramente forse ci abbiamo creduto quasi tutti, no? Poi magari quando invece la vita ha ripreso il suo scorrere normale, abbiamo capito che certe dinamiche sono così difficili da scardinare. Non so se posso fare una domanda, come no, Maria, come che no, non era in scaletta. No, curiosità, proprio perché da un punto di vista concreto, Anna Maria, tu hai comunque il polso un po' della situazione. Quello che mi domandavo, no, è se proprio dal tuo punto di vista, dalla tua esperienza concreta, qualcosa di radicale poi un po' si stava muovendo, diciamo così, negli ultimi 10 anni, e in particolare invece dopo la pandemia è cambiato, cioè variazioni in senso positivo, allora, o negativo? Sì. Ah, secondo me si stava muovendo moltissimo, e io poi ne sono stata anche testimone, si stava muovendo moltissimo tutto quello che era educazione, attinente all'educazione, alla parità e soprattutto al coinvolgimento dei più piccoli, delle bambine e dei bambini, in un percorso di veramente autodeterminazione dai primi anni di vita. E questo era un elemento su cui stavamo lavorando tantissimo, perché entravamo nelle scuole di ogni ordine e grado, dai più piccoli ai più grandi. Naturalmente la pandemia, la prima cosa che ha fatto, ha stoppato questo percorso, perché se questi ragazzi giustamente stanno davanti al computer per ore e ore, per ore di didattica, ma quando mai potranno dedicarsi con serenità a momenti di educazione, diciamo, civica, post-formazione didattica, perché non ce n'è tempo. Quindi loro da un anno non sentono più parlare di rispetto, di non violenza, non sentono più parlare di non amore, non sentono più parlare di lingua declinata al femminile, non sentono più parlare di ruoli apicali riservati alle donne, perché non c'è nessuna di noi che li raggiunge e che diventa esempio di vita. E quindi sono tornati nelle loro famiglie, dove magari è normale che il padre sia seduto in poltrona ad aspettare che la madre cucini, oppure che magari il padre fa la riunione in smart working e tutti devono essere in religioso silenzio, ma magari quando la madre la fa entrano i figli nella stanza e fanno casino, oppure chiedono a che ora si mangia,
o arrivano da dietro a farti i messaggi critici, subliminali. Ti vuoi muovere? Allora è questo quello che è subito stato stralciato, l'intervento della cultura femminista e femminile negli ambiti della formazione, perché non ci possiamo entrare più. Poi tutto il resto ci è caduto addosso a catena. E quindi ovviamente il lavoro messo ridimensionato, il tempo di cura che si è, guarda, anche psicologicamente si è dilatato, perché noi anche quando ci siamo ammazzate di lavoro uscendo dalla porta al mattino e tornando a un certo orario e tornando a casa con il letto ancora disfatto, io parlo per me, tornavamo comunque felici o anche stremate ma felici, avendo chiuso dietro le nostre spalle una porta che ci portava in un altro mondo, che era il mondo del lavoro, non era il mondo della casa. Ma noi che stiamo lavorando da casa, è come se nel mondo che poi ci avviluppa non usciamo più. O al massimo usciamo per occuparci della famiglia di provenienza, dove ci sono i nostri genitori anziani, dove se si beccano il Covid tu devi fare il casino per sbloccare situazioni o per assicurare loro vicinanza. E questo purtroppo, la nostra realtà in questo momento è questa. E devo dire anche che aver vissuto anche il passaggio di un governo che ha dato rilevanza alle donne in maniera parziale, diciamolo, affidando alle donne ministeri secondari o senza portafoglio, e diciamo aspettando che poi qualcuno ci dicesse che finalmente le portavoci sono tutte femminili o che ci fossero le sottosegretarie, insomma, questo ci ha dimostrato che ancora nel governo centrale e nei governi regionali c'è tanto da fare, perché fa comodo tenerci a casa, questa è la verità. Posso chiederti sulle quote rosa un commento? Cioè, nel senso, ci sono molti uomini che sostengono che la quota rosa faccia emergere un obbligo da parte dello Stato o dell'istituzione a portare ad avere un ruolo una donna che magari non ne ha le qualità. Questa è l'obiezione, diciamo, più frequente che viene mossa sulle quote rosa, ecco. Allora, io non amo parlare di quote rosa, amo parlare di competenze. Okay. Siccome mi batto per una presenza di donne competenti, paritaria negli organismi decisionali, credo di non parlare di quote. A me non interessa la quota, a me interessa la competenza, perché siccome ci sono le donne competenti, ecco, ci sono degli ambiti in cui manca ancora il ruolo apicale rivestito dalle donne, e per esempio parliamo di materie come quelle legate alle scienze, alla matematica, all'innovazione, al digitale. Ecco perché si dovrebbero investire soldi per formarle le donne in questo senso. Però diciamo quell'obbligo che è, come ci è venuto in soccorso con le leggi regionali per assicurare una presenza paritaria al voto anche nelle imprese o nella quotidianità, diciamo, in cui si decide la strategia, deve essere perseguita, perché altrimenti gli uomini non daranno mai spazio alle donne, né per concessione e né per ammissione, diciamo, di colpe o anche, voglio dire, di riconoscenza, insomma, di una qualità superiore. Riconoscimenti. Esatto. Perché il corporativismo maschile è molto, molto più forte di quello femminile. Vi volevo fare giusto un appunto, proprio che si inserisce in quest'ottica. A marzo 2020 la UE
ha presentato quelle che sono le strategie per la parità fra uomo e donna. Mm-hmm. E oltre a rilevare quelle che sono tutte le discordanze e le divergenze, quindi che noi veniamo pagate di meno, che pure le pensioni, pure le pensioni sono del 35% più basse, ma poi ha chiesto agli stati membri alcuni obiettivi da raggiungere. Fra questi, oltre che ridurre il divario contributivo, quindi dal 2019 al 2025 dovrebbe andare prima questa, che il mondo imploda, che le acque si alzino. Okay. E parla, cioè, guarda Anna Maria, stavo facendo proprio un parallelismo fra quelli che sono i documenti di questi giorni, sai meglio di me che ci sono in giro tantissimi documenti delle varie compagne, non una di meno, l'Assemblea della Magnolia, e fanno praticamente, vanno tutte a coincidere con queste indicazioni. Infatti parla di appunto come ridurre il divario per quanto riguarda il salario. Al secondo punto, gli investimenti nell'istruzione primaria e nei servizi di assistenza. Vabbè, poi accordi di lavoro che tengano conto di quelli che sono i bisogni familiari, eccetera, eccetera, ma soprattutto promozione e formazione professionale e apprendimento permanente per le donne, non solo a livello imprenditoriale, ma nello studio di materie STEM, scienza, tecnologia, sono quelle in cui siamo più deboli, educazione digitale. Quindi in qualche modo la UE ci affianca, però io non vorrei che capitasse come per la Convenzione di Istanbul, dove sebbene ratificata è rimasta lettera morta. E quindi noi, mai come in questo momento, dobbiamo avere delle parole d'ordine che debbano essere comuni a tutte, e dobbiamo riuscire a trovare un modo per muoverci insieme. Poi ci sarà tempo per dividerci per strada, ma al momento siamo chiamate all'unità, per quanto mi riguarda. Va bene, io direi mandiamo un brano intanto. Se Anna Maria rimani con noi, se puoi rimanere avere pazientare, sì. Ecco. Va bene, ok. E Pina ai controlli ci manda qualcosa. Mi chiedo, vale la pena di restare qui abbracciati mentre il giorno non c'è più e la luna da lassù fa da specchio ai nostri baci? Se ti guardo dentro agli occhi mentre già mi batte il cuore e ti dico che per me stare insieme qui con te ha sapore dell'amore, mio caro l'amore, se tu mi baci, caro l'amore, sei tu che mi baci, baci di amore mi baci. Ti ho cercato stamattina mentre il sole si svegliava, ti ho trovato accanto a me con la tazza del caffè tanto caldo che fumava, mi hai guardato negli occhi e toccandomi il cuore mi dici che c'è, sono qui accanto a te, buongiorno mio amore, mio caro l'amore, è nei tuoi baci, caro l'amore, sei tu che mi baci, baci di amore mi baci, l'amore tuo è tutto quel che c'è, l'amore tuo sì mi fa sognar tra i tuoi baci. Dentro il cuore si mi bruci, come il sole d'estate ti voglio con me sulla pelle dei baci, e mi perdo nei tuoi baci, dentro il cuore si mi bruci, come il sole d'estate ti voglio con me sulla pelle dei tuoi baci, mio caro l'amore, è nei tuoi baci.
Maria? Sì, ci sono. Sì, cara, ci sono. Qui ci siamo anche rese conto che il tempo è tiranno. A te volevamo chiedere quali sono le nuove iniziative, che cosa bolle nella pentola della Casa delle Donne del Mediterraneo. Allora, le nuove iniziative in questo momento in cui non sappiamo che cosa accadrà domani, ma temiamo purtroppo, anche perché insomma la situazione è quella che è, il peggio, nel senso di limitazioni di potere e di limitazioni di azioni, le nuove iniziative vanno nel senso di mantenere il filo diretto con chi ha bisogno di avere un collegamento con le associazioni che afferiscono alla Casa delle Donne del Mediterraneo, quindi penso a Giraffa, che è la nostra referente per le questioni legate alla violenza sulle donne. La parte invece attiva è quella degli sportelli per le donne migranti, che invece rimangono aperti ed attivi perché possono essere contingentati. E quindi andando sulla pagina della Casa delle Donne del Mediterraneo si possono ricavare tutte le coordinate possibili per vedere i giorni in cui le associazioni delle comunità straniere sono a disposizione per consulenze legali, ma informative in generale e anche professionali per le donne straniere. Tutte le altre iniziative di sportello sono invece sospese, mentre stiamo lavorando invece ad una serie di progetti che insomma speriamo di mettere in cantiere appena sarà possibile riaprire le porte di fatto della Casa delle Donne del Mediterraneo. Speriamo. Forse sul web vogliamo riprendere il percorso su cui crediamo molto, che è quello di dare voce agli uomini per dire come la vogliono mettere rispetto alla questione del rispetto della parità, quindi confrontarci e portare avanti questa iniziativa che tempo addietro abbiamo chiamato Rompiamo il silenzio degli uomini, e con quello vogliamo continuare. E mi sembra una cosa molto molto importante. Anna Maria, io ti ringrazio, invitiamo tutte le donne che hanno bisogno di semplice supporto, che hanno bisogno semplicemente di una pacca sulle spalle per quanto sia possibile in questo momento, che hanno bisogno di confrontarsi con altre donne, che è sempre costruttivo e creativo, di cercare online la Casa delle Donne del Mediterraneo e fare riferimento a voi. Peraltro, augurissimi per la Biblioteca delle Donne, che mi sembra una cosa meravigliosa che avete. Proprio il mio cuore si è aperto a 360 gradi quando l'ho visto. E Anna Maria, noi sì, ti ringraziamo. Noi ringraziamo Stati Generali delle Donne. Eh sì, assolutamente sì. Sì, grazie a voi per lo spazio. Grazie a te, cara. Grazie a te e a prestissimo. E intanto, ciao cara, ciao. E intanto, qui, se vuoi rimanere con noi, l'ascolterai. Si è preparata di nuovo Antonella Ruggiero per l'ultima perla di Rosa Luxemburg. 17 dicembre 1917. Mia piccola Sonia, ieri ho provato un dolore così acuto. Nel cortile dove passeggio arrivano spesso dei carri militari, sovraccarichi di camicie, a volte macchiate di sangue. Si scarica tutto qui, poi viene suddiviso nelle celle, rattoppato dai detenuti, ricaricato e rispedito ai soldati. E così è arrivato uno di questi carri. E invece di cavalli vi erano attaccati dei bufali, con grandi e dolcissimi occhi neri. Vengono sfruttati senza scrupolo per il traino dei carri e crepano quindi molto presto, ma i sacchi stavolta erano così ingombranti che i bufali non riuscivano a superare la soglia dell'ingresso. Il soldato che li accompagnava, un tipo brutale, cominciò a picchiare gli animali col pesante manico della frusta con una tale violenza che la sorvegliante indignata gli chiese se non provasse pietà. Rispose egli con un sorriso cattivo e picchiò ancora più forte. Sonia, la pelle dei bufali è proverbialmente spessa e resistente, ma questa si era completamente lacerata. Mentre scaricavano, le bestie sfinite stavano quiete e quella che sanguinava guardava fisso davanti a sé.
con l'espressione sul muso nero e nei dolci occhi neri di un bimbo in lacrime. Era veramente l'espressione di un bambino che è stato duramente punito, ma non ne capisce il motivo, lo scopo, e non sa come sfuggire al male e alla cruda violenza. Io ero lì, l'animale mi guardava, le lacrime mi scorrevano sul volto, erano le sue lacrime. Non si può singhiozzare con maggior dolore per un fratello amato di quanto singhiozzassi io, impotente di fronte a quello, a quella silenziosa sofferenza. Com'erano lontani, irraggiungibili e perduti, i liberi e verdi pascoli. Mio povero bufalo, mio amato fratello, siamo qui entrambi così impotenti, così inebetiti, e il dolore, l'impotenza, la nostalgia fanno di noi un solo essere. E davanti agli occhi vidi passare tutta la guerra allo stato puro. Buon Natale. Vostra Rosa. Meraviglia, meraviglia. Veramente una visionaria. Mi sono venuti i brividi. E cioè, parlare di anticipare lo specismo all'inizio del secolo è veramente qualcosa di incredibile. Oggi la pandemia ci ha messo davanti all'evidenza che la Terra è un pianeta vivo, e noi, se non impariamo a convivere con essa, in armonia con essa, lei si libererà di noi, ed è sotto gli occhi di tutti. Cioè, continuare a essere ingabbiati in questo specismo, ovvero sia nel pensiero di essere la specie centrale del pianeta, di poter disporre in maniera indiscriminata della vita di qualsiasi specie, o anche genere femminile in questo caso, è qualcosa che ha ucciso il pianeta e continua a ucciderlo. Io mi ricordo, ho un libro bellissimo degli indiani d'America, secondo me erano degli illuminati e basta, e le loro leggende ruotano sempre e soprattutto intorno a quella che è l'armonia con il creato, gli animali, la natura, il pianeta, che fra un po' ci caccerà a calci da qualche parte, se non ritorniamo, cioè se non ci impegniamo quotidianamente contro ogni forma di prevaricazione nei confronti dei più deboli, svantaggiati, in questo caso gli animali, le piante, la terra, la natura, noi non andremo da nessuna parte. E quindi la guerra non mi piace usarlo, la lotta di liberazione deve passare assolutamente attraverso il rispetto di qualsiasi forma di vita, assolutamente. E Antonella, Ilaria, noi vi ringraziamo per averci portato oggi, per averci fatto vivere con Rosa Luxemburg, perché Antonella sei stata fantastica. Ogni tanto mentre tu parlavi io mi voltavo e avevo l'impressione, Antonella è una bella ragazza, Rosa, almeno da quello che abbiamo letto, non doveva essere tanto, non bella quanto te, però era bellissima, così come lo sei tu per tante altre cose. La cosa straordinaria era proprio questa sua, come prima accennava anche Ilaria, questa sua potenza in piazza. Lei, quando scendeva nelle piazze, riusciva a conquistarle, e il suo obiettivo e la sua volontà era quella di difendere tutti, cioè di difendere i più deboli, e non voleva che si formasse la forza di un partito sovrastante che dominasse su tutti, ma al contrario quello che desiderava era che i più poveri, i più umili fossero coscienti, consapevoli, no? E quindi oggi noi, in questa giornata speciale, no, parliamo delle donne, parliamo delle specie, parliamo di chiunque viene schiacciato, viene sottomesso, viene messo su un secondo piano, su un piano di inferiorità. Beh, lei difendeva proprio quelli che erano considerati i minori, quelli che erano gli emarginati, e voleva che il loro senso critico si sviluppasse affinché prendessero coscienza. E noi raccogliamo questo invito, assolutamente, che è la nostra visione della vita. E qui, tutte insieme, salutiamo Antonella,
Salutiamo Ilaria. Allora, grazie per averci ospitato qui stasera. Il nostro titolo dello spettacolo Zuvi Zuvi Rosa Luxemburg riprende proprio quest'amore di Rosa per tutti gli esseri viventi, ed erano le sue cince allegre, Zuvi Zuvi. Grazie e speriamo di rivederci presto. Ok, allora veramente siamo a fine trasmissione. Ringraziamo ancora, oltre che Antonella e Ilaria, Rosaria, Paola, Anna Maria e Pina. Pina, la posso salutare io a Pina? No, va bene. Ringraziamo tutti quanti voi che ci avete ascoltato, che ci ascolterete e soprattutto impariamo ad essere migliori. Mi è venuta questa frase così. Amen. Perdonatemi, non la posso scancellare. È stato un piacere, è stato bellissimo oggi tornare in questa radio e vi ricordo che siamo su RKO, la web radio, la radio che si vede, la radio che ha un altro modo di vedere il mondo, perché vi invito a seguire tutti i programmi, hanno tutti un valore aggiunto. Che si parli di musica o di qualsiasi altra cosa, lo si fa con il cuore, lo si fa con passione, così come Rosa Luxemburg ci ha insegnato oggi a vivere e a rapportarci a tutte le specie. Ciao donne, ciao! Lui mi vuol bene, tanto tanto bene, mi porta a spasso tutti i venerdì, giunti nel parco dove c'è il laghetto, lui comincia a stringermi, a baciarmi con passione. Ma quando siete sopra il ponticello, il tuo tesoro, fior di ogni virtù, con il pretesto di guardarvi sotto, spera sempre che tu cada giù. Però mi vuole bene, tanto bene, però mi vuole bene, tanto bene, mi vuole tanto bene, tanto bene, bene da morire. Nel nostro nido noi viviamo felici, lui mi corteggia come il primo dì, sempre gentile, sempre innamorato, lui continua a stringermi, a baciarmi con passione. Ma se ti lascia sola sola in casa, il tuo tesoro vuoi saper che fa? Dopo aver chiuso tutte le finestre, in cucina lascia aperto il gas. Però mi vuole bene, tanto bene, però mi vuole bene, tanto bene, mi vuole tanto bene, tanto bene, bene da morire. La 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 la. Per festeggiare il mio compleanno siamo a Parigi, che felicità, e a Place Pigalle sotto i cieli grigi, lui vuol sempre stringermi e baciarmi con passione. Ma stai attenta, or ti vuol portare sulla terrazza della Tour Eiffel. Che vuol dire? Cosa c'è di male se mi porta sulla Tour Eiffel? Ma le voleva bene, tanto bene, ma le voleva bene, ma le voleva bene, bene d'amore. La 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 la